Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si ritorna in casa, si ritorna al palazzetto dello sport di Baricella per assistere a quella che sarà la 25esima giornata del campionato di Serie B di Futsal, nonché penultima giornata. Ed inoltre questa sarà l'ultima partita casalinga dell'anno per il Balsa. Affronteranno i Bordighera, l'andata finì 6-3 per il Balsa. L'andata fu una trasferta lunghissima, ben 8 ore di viaggio. Comunque la partita fu abbastanza complicata, quindi vediamo se oggi i ragazzi di Andrej sottovaluteranno o meno la partita. Andiamo in macchina e sentiamo come sempre le vostre domande. Eccoci quindi diretti verso il palazzetto dello sport di Baricella. Adesso come sempre leggeremo le vostre domande. Vediamo Fabio cosa ci risponderà. Iniziamo a leggere il primo commento di Marco Iuculano che dice: ciao ragazzi, voglio innanzitutto complimentarmi con ognuno di voi per i contenuti che riuscite a realizzare, ma soprattutto perché dai vostri video traspare tanta genialità ed educazione, cosa assolutamente non scontata. Poi volevo chiedere a Fabio come si trova nella gestione del fiato e se ha incontrato qualche difficoltà rispetto al calcio a 11. Ancora bravissimi e continuate così. Diciamo che è più facile secondo me rispetto al calcio a 11 a livello di fiato, cioè nel senso che si corre meno chilometri, quindi a livello di fiato non mi sono trovato in difficoltà particolare col calcio a 5. Come ho già detto altre volte, ho trovato più difficoltà invece soprattutto inizialmente più sulla forza, sui quadricipiti o comunque nei cambi di direzione che si fanno molto spesso nel calcio a 5, quindi magari più fatica da quel punto di vista, ma non a livello di fiato. Comunque Marco, ti ringraziamo per i complimenti. Grazie Marco. Andiamo adesso con la domanda da parte di Manuel Quintini che dice: Calagli era la stella della squadra e faceva la differenza. Da quando non c'è più lui, il Balsa gioca più da squadra, mentre prima si cercava la giocata del singolo. Secondo voi questa situazione ha caricato responsabilità e aiutato alcuni giocatori come Fabio ad acquistare personalità? Questa domanda è difficile perché secondo me Calagli non anteponeva se stesso alla squadra, ha sempre giocato di squadra, è sempre stato collaborativo con tutti. Però normale che essendoci un giocatore importante in meno carica di responsabilità gli altri, compreso me. Io ho avuto più possibilità di giocare, questo è stato un vantaggio, però a livello di squadra ovviamente è stata una perdita importantissima e ci ha danneggiato da un certo punto di vista. Andiamo con la domanda da parte di Davide Feneri che dice: troppo simpa Francesco, ah. Come fai ad essere così imperturbabile Fabio? Non lo so, sono abituato così al mio carattere. Non so cosa dire. Cosa vuol dire imperturbabile? Che niente mi turba. Andiamo con la domanda da parte di Tassi. Qualcuno di voi tre ha mai fatto un provino nei pressi di Imola? PS, uomo parlantina è un grande. Uomo parlantina. Grazie Tassi per i complimenti. Fiero di essere uomo parlantina. Sì, io ho fatto il provino limolese sia per il calcio a 5 sia per il calcio a 11. Entrambi comunque parecchi anni fa. Giocavo ancora nell'Etrusca. Sì, entrambi sono andati bene. Nel calcio a 5 diciamo che è stata la mia scelta, il fatto di restare a calcio a 11. Mentre nel provino del calcio a 11 c'erano problemi di trasporto per cui non ci sono potuto andare. Alla fine anch'io in realtà Imola ci dovevo giocare. Era, se non sbaglio, la stagione 2020, una cosa simile. Mi ricordo che ero andato anche a parlare con la società. Non avevo neanche fatto il provino perché avevo visto in una partita e basta. Non ci sono andato per motivi logistici anche lì, per il trasporto era abbastanza complicato. Andiamo con la domanda da parte di Mirko Tommasi che dice: ciao Fabio, anch'io gioco a futsal a Pisa. Cosa consiglieresti ad un ragazzo che ha la tua età circa per arrivare ad alti livelli? Un saluto e complimenti a tutti per la serie. Grazie Mirko. Non so se sono la persona più adatta a cui chiederlo. Anch'io vorrei dei consigli per arrivare in alto. Comunque penso alla fine sia sempre dedizione, allenamento, al solito allenarsi duramente e concentrazione. Sono cose magari che si dicono sempre, però è realmente così. Penso che l'aspetto mentale sia la parte più importante, non solo nel calcio a 5, ma in qualunque sport. Eccoci quindi arrivati al palazzetto dello sport di Baricella. Ora, come sempre, usciamo dalla macchina e andiamo a mettere a posto l'attrezzatura, interviste e poi dentro con la partita, Balsa Bordighera. Eccoci quindi nello spogliatoio insieme a Fabio. A breve ci sarà Balsa Bordighera. È una partita sulla carta facile, però comunque l'andata abbiamo visto un match abbastanza difficile. Sì, nessuna partita è facile, poi a maggior ragione a fine campionato, quando possono mancare magari gli stimoli. Sicuramente c'è da stare concentrati ad ogni partita, sono tutte difficili. Dobbiamo stare concentrati anche oggi e puntare a vincere. Magari ricordando anche la partita dell'andata, la trasferta lunga, poi te non hai giocato neanche moltissimo. Abbiamo visto invece l'ultima partita come si è cambiato il tuo rendimento e magari anche in generale il tuo minutaggio. Come ti senti ad arrivare a questa partita e cosa è cambiato rispetto all'andata? Sicuramente rispetto all'andata sono molto più fiducioso, sono più a mio agio in campo. Poi sì, sono anche riuscito a prendere più minutaggio anche per le diverse assenze. È una situazione completamente diversa rispetto all'andata e quindi spero di fare meglio con il più minutaggio, magari di riuscire a fare gol e di aiutare la squadra. Oggi tra l'altro arriva questo match con anche buoni numeri. 3 gol e un assist nelle ultime 4 partite sono numeri sicuramente stimolanti, ma devi dimostrare ancora una volta di essere insaziabile, no? Sì, ci provo. Comunque non voglio essere ossessionato dal gol, voglio aiutare la squadra. Poi sì, se viene sono felice, sì. Noi adesso andiamo a sentire le domande da parte di Antimo e poi andiamo in campo. Eccoci Fabio, con le mie domande e con le mie considerazioni. Sì, come dicevi tu, magari oggi diventa anche difficile trovare quelle motivazioni giuste. Però tu hai la motivazione tua. Sì, vabbè, la mia motivazione ovviamente è sempre quella di continuare a crescere, a fare sempre meglio, anche in vista del prossimo anno. Quindi diciamo di mio ho già le mie motivazioni. Ho visto anche la squadra comunque motivata le scorse partite, nonostante gli stimoli a livelli di classifica non siano tanti. E quindi sono felice di questo, che vedo tutti concentrati, sia all'evento che alle partite. Tra l'altro c'è da ricordare che qualora il Balsa riuscisse ad ottenere anche solo un punto, riuscirebbe a ipotecare il discorso ottavo posto, che comunque un discorso importante, si raggiungerebbero i 30 punti, che comunque può rappresentare l'obiettivo finale. Considerato anche che quando sei arrivato tu a dicembre al Balsa, la formazione di mister Velimir Andrej aveva solamente 4 punti in classifica ed era penultimo. Poi dopo te, Ferrante, Calaia, il ritorno di Toschi, avete dato comunque un grosso incentivo insieme anche al Caimano. Sì, a livello generale direi comunque che c'è da essere soddisfatti della stagione, sia considerando come la squadra era messa a dicembre, sia considerando comunque che è il
primo anno in Serie B del Balsa. Quindi sì, secondo me c'è da essere soddisfatti e da essere felici di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Siamo la prima squadra di quelle che non vanno ai playoff, è un buon traguardo. Arrivato al Balsa con solo 4 punti, avevi un po' la preoccupazione magari che la squadra non fosse in grado di disputare un grande campionato? Sinceramente non me lo sono chiesto, appena sono arrivato ero più concentrato su me stesso, poi sono arrivati gli obiettivi della squadra. Comunque ero abbastanza fiducioso, soprattutto dopo aver visto gli arrivi Calaia, Ferrante, Ayman, gli allenamenti andavano bene e con il livello si poteva vedere che ce la potevamo fare, non c'era questo dislivello per il quale potevamo abbandonare. Ero abbastanza fiducioso e abbiamo raggiunto buoni risultati, siamo soddisfatti. Allora noi ringraziamo Fabio per l'intervista che ci ha concesso, gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo per la partita di oggi. In bocca al lupo Fabio, spacca tutto cos e ci vediamo post partita. Eccoci sul parquet del palazzetto dello sport di Baricella per raccontarvi quella che sarà la 25esima giornata del campionato di Serie B di futsal. Ultimo incontro in casa, Balsa Bordighera. Sì, oggi il Balsa ospiterà il Bordighera, arrivano gli ultimi in classifica che hanno collezionato 2 soli punti nell'arco del campionato, vediamo se oggi riusciranno a otterne altri. Dall'altra parte comunque arriva un Balsa in fiducia che nell'ultima partita ha trovato finalmente la vittoria e anche Fabio ha trovato un gol e un assist, vediamo se oggi continuerà sulla sua striscia positiva. Eh sì, vedremo se riuscirà a continuare sulla sua striscia positiva. Tra l'altro c'è da ricordare che è il giocatore che ha fatto più gol nel Balsa nelle ultime 4 giornate, quindi comunque un traguardo importante. Oggi sicuramente l'avversario non è dei più comodi nonostante il posizionamento in classifica, perché ricordiamoci anche l'andata che il Bordighera è una squadra molto fisica, una squadra che comunque dava molto fastidio. Balsa, se non erro, il primo tempo non riuscì neanche a portare a casa il risultato positivo, era sotto, era in vantaggio il Bordighera, sì. E quindi vedremo se oggi il Balsa comunque riuscirà ad imporsi magari in modo migliore rispetto a come era avvenuto l'andata. Tra l'altro ricordiamo, come dicevamo anche prima in prepartita con Fabio, al Balsa basterebbe un punto soltanto per ipotecare l'ottavo posto, quindi essere comunque dietro coloro che poi dopo andranno a disputare i playoff. Soddisfazione agrodolce, però un buon bottino ottenuto per i ragazzi di mister Velimir Andrecci, considerato che è la prima stagione in Serie B di futsal. Sì, tra l'altro ricordiamo i capocannonieri delle due squadre per il Balsa e ovviamente Robby Conti con 23 gol, il 23esimo trovato proprio nell'ultima giornata. Dall'altra parte Pompeo Serva e Simone Torre, entrambi a 8 gol stagionali. Vediamo se oggi riusciranno a impreziosire il loro bottino. Sia Pompeo Serva che Simone Torre sono riusciti a raggiungere la loro ottava marcatura in stagione proprio nel match scorso contro il Futsal Prato nella sconfitta per 5-3 fuori casa. Noi adesso, come sempre, prepariamoci ad entrare dentro questa partita, andiamo a mettere su apposta attrezzatura e poi assistiamo a Balsa Bordighera. Tutto pronto in cabina di regia, andiamo dunque dentro con la partita. È match day in quel di Baricella, le due squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo e noi siamo qui per raccontarvi quella che sarà la 25esima giornata del campionato di Serie B di futsal. Andiamo ad assistere a questa partita molto interessante, entrambe le squadre non hanno da dire molto a questo campionato, ormai la classifica sta prendendo forma, il Balsa probabilmente in caso di vittoria terminerà all'ottavo posto, dall'altra parte il Bordighera ormai è retrocesso. Ai bolognesi basterebbe un punto per fissare quello che è il proprio posizionamento in classifica, intanto vediamo le due compagini che mettono piede sul parquet del palazzetto e noi possiamo andare ad annunciarvi quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dal Balsa che schiera Caccavale in porta, davanti a sé come ultimo Pozzi, laterale destro Simone, laterale sinistro Conti, il capitano è come pivot Ferrante, dalla parte opposta invece troviamo Rovere in porta, davanti a sé come ultimo Enrico Serva, laterale destro Bianco, laterale sinistro Di Giorno e come pivot Pompeo Serva. Adesso ormai è tutto pronto, ultimi esercizi anche per Steve. Sul punto di battuta si appresta a battere Gianluigi Ferrante per dare il via alla 25esima giornata del campionato di Serie B di futsal che avviene ora. Con il possesso dei giocatori in camisetta nera seguiamo adesso Fabrizio Simone che va lungo a cercare proprio Ferrante che cerca il dribbling ai danni proprio di Enrico Serva, capisce tutto il numero 21 che poi riparte con la collaborazione di Bianco. Adesso il 19 va lunghissimo a scucchiaiare per Pompeo che cerca di addomesticare questo pallone. Esce anche un destro poco pericoloso per la porta difesa quest'oggi da Steve Caccavale. Adesso Robby Conti all'indietro per il prof. Da questi a Simone, carica il destro! Alto, sopra la traversa. Primo squillo per il Balsa. Conti va da Pozzi. A spazio davanti a sé il numero 9 che poi suola all'indietro per Conti. Da questi a Simone, prova a sprintare il numero 5. Guarda il tiro! Ancora una volta puntuale Rovere. Dunque Simone, da questi a Conti, ancora il numero 5, prova a sprintare, capisce tutto. Ora Enrico Serva che prova a ripartire, poi duella un po' in mezzo al traffico, deve gestire questo pallone, cerca di farlo con la collaborazione di Bianco, viene anche attaccato. E adesso primo giallo dell'incontro, subito ai danni di Fabrizio Simone, intervento reputato falloso. 17:41 segna il cronometro, è 0-0, pronto ad andare Enrico che lascia Pompeo. Poi il dialogo tra Bianco non è prolifico, capisce tutto Fabrizio Simone che va a pescare il prof! E arriva il gol di Gianluigi Ferrante! Un'azione in ripartenza incredibile del Balsa, non ci ha capito niente il Bordighera che non è riuscito a capitalizzare al meglio quanto avrebbe voluto su uno schema non riuscito. Ferrante, nono centro in stagione. Eh sì, qua il Bordighera non ha sfruttato bene la palla inattiva e ha creato un contropiede che in questo caso ha portato il gol del vantaggio, bravissimo Simone nella gestione del contropiede. Poi Ferrante deve soltanto appoggiarlo in porta e lo fa comunque bene per quello che vale. L'1-0 del Balsa. 1-0, vantaggio per i padroni di casa. Vedremo quale sarà la reazione ora degli ospiti. Tanto esce ora Fabrizio Simone ed entra con la 11 Fabio Di Mauro. Dunque Torre, capitano, passa e ruota. Da questi ancora Maccario,
Dunque Serva, che vuole l'avanzamento del compagno, lo accontenta Maccario, che riceve ora. Prova ad avanzare in conduzione, sempre Maccario, che va a sinistra ora, dove trova Torre, che fa esplodere il mancino. Steve, attenzione che non è finita, ancora Torre! La palla si perde sul fondo, vicinissimo alla rete dell'1-1 il Bordighera. Sì, questa è stata una bella occasione, bravo anche Steve, perché il tiro comunque non è potente, però è abbastanza preciso. Poi rivediamo anche la seconda, per pochissimo Maccario non arriva sulla sfera. Eh sì, sarebbe bastato veramente poco per deviare questo pallone in porta. In ogni caso è andata bene, ora il Balsa, quando sono ormai trascorsi 5 minuti e 20 secondi. Possesso ora di Pozzi. Ora la gestione da parte del portiere Rovere, che con i 4 secondi a disposizione prova a superare la metà campo. Ce la fa, poi va a innescare il numero 3 Maccario. Bravo Conti, ripiegamento difensivo. Adesso anche gli applausi da parte di Maccario per il portiere. Buona la trama di gioco di tutto il Bordighera. Sì, molto bravo Rovere, perché crea superiorità numerica in questa situazione e chiaramente questa circostanza avrebbe potuto creare più difficoltà al Balsa. Adesso Maccario va da Grillo, il destro, attenzione, la palla rimane lì, capisce tutto ora Grillo, che prova a ripartire con la collaborazione di Fabio, che va al sinistro, Rovere, ma attenzione che non è finita, c'è Mordacci, Vedda, sventa il pericolo e si rifugia in fallo laterale, ma rivediamo quello che è successo con il mancino di Fabio parato col piede da parte di Rovere, non troppo potente, molto defilato comunque il tentativo dell'11 del Balsa. Sì, non era facile concludere bene anche per la pressione di Torre, è stato comunque bravo Fabio in questo caso. Ci ha trovato la respinta di un portiere attento. Adesso vediamo molto elegante sempre il numero 11 sul capitano del Bordighera, da questi a Pozzi, ancora Conti, Pozzi cerca una soluzione, Fabio riceve palla, poi imbottigliato in mezzo al traffico, viene anche fischiato un fallo, placcato, chiusura a sandwich da parte di Maccario e Torre, dunque calcio di punizione da una mattonella interessante per Roby Conti, sappiamo che lui è uno specialista, intanto anche il 5 tra Fabio e Mordacci, tutto pronto. Va Roby Conti col destro, la palla sibila il palo e si perde sul fondo. Uno squillo interessantissimo da parte di Superbike, rivediamo anche qui. Si è tenuta bassa Conti, ha cercato una conclusione potente come al suo solito, non ha trovato però la porta. Da lì forse può fare anche un pochettino meglio un giocatore come lui. Ancora Pozzi, che va da Fabio, tamponato nuovamente da il capitano del Bordighera. Non viene segnalato il fallo però. Vediamo Pozzi, che cede il pallone a Fusca e si sovrappone. Poi Fusca va a destra dove c'è Fabio, che cerca lo spazio per il destro. Il mancino deviato da Ivan Grillo facilita l'intervento di Rovere, che poi prova a far ripartire sempre il 14. La pressione dell'11 del Balsa su Grillo. Poi rinviene anche Mordacci, che riconquista la sfera. Fabio, dunque Fusca dentro per Mordacci. Tutto solo davanti al portiere. Mordacci! E arriva il gol del 2-0. Samuel Mordacci, 3 passaggi, 6° centro di stagione. È un'azione da manuale del futsal questo per il Balsa. Sì, molto bravi tutti e tre. Bravo Fabio a innescare l'azione. Poi Fusca di prima la gira benissimo verso Mordacci ed è quella la chiave che porta il numero 29 a trovarsi davanti al portiere e non sbaglia, e questo non è assolutamente scontato perché è abbastanza defilato. Vediamo, schiaccia anche un po' il tiro, la palla termina dritta nell'angolino e vale raddoppio per il Balsa. Davvero un bellissimo gol, 3 passaggi, intanto è uscito ora Fabio ed entra il Caimano. Pozzi, ancora Denis Fusca, Mordacci cerca il pallone di ritorno per Fusca, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia arancio per il direttore di gara, ma attenzione ancora Fusca che cerca il pallone dentro per Maizi, si dispera il Caimano, bella la parata di Rovere. Adesso vediamo Fusca che va dentro, capisce tutto Maccario, che prova a ripartire con la collaborazione di Torre, che poi c'è dall'indietro per Vedda. Ancora il 9, dal 4, che cerca di dribblare un po' troppe persone. Adesso tanta confusione, Mordacci prova a mettere un po' di ordine e cerca di farlo con un bello spunto personale. Ora bravo Samuel Mordacci a far fuori i due uomini e portarsi a casa anche un prezioso calcio di punizione. Adesso lo vediamo ancora dolorante, il numero 29 del Balsa, che fino ad ora ha disputato davvero una bella partita. Dunque Ferrante, tutto di prima il Balsa, poi Fusca cerca di impostare con calma. Dunque Ferrante, ancora il Caimano, lo stop difettato ma efficace. Dunque il 24 per il 2, cerca l'invenzione ancora una volta per il Caimano, capisce tutto. Ora Vedda che prova a ripartire, fallo adesso di Denis Fusca ai danni di Pompeo Serva. E viene anche ammonito Denis Fusca, insomma, cartellino abbastanza facile. Anche lui era diffidato, quindi salterà l'ultimo incontro. Osserviamo il posizionamento di Steve Accovacciato a coprire più specchio possibile. E adesso pronto ad andare Giuseppe Pulvirenti, che va da Pompeo Serva, che si stacca! E sigla il 9° centro in Serie B, accorcia le distanze, le di mezza più nello specifico. Pompeo Serva ha fatto 2-1. Sì, molto bravo qui Serva, che si districa dalla marcatura e trova praticamente a porta vuota il gol che vale del 2-1. Sicuramente non penso abbia tante colpe Steve in questa situazione, ma più la marcatura, forse sì, di Simone. Comunque troppo libero, troppo da solo Serva. E adesso è tutta riaperta la partita. Dunque Fusca, vada Ferrante,
Ancora il numero 24, cerca lo spazio per il destro, deviato! Traversa! E ora Conti. Che va da Ferrante, ancora Superbike. Prova a partire sempre il numero 7, che poi si va a impelagare un po' in mezzo al traffico. Buona la pressione di Pompeo, ma se la cava il numero 7 del Balsa. Dunque Ferrante prova a sprintare. Ancora Ferrante, cerca lo spazio per il destro, la palla dentro! Jacopo Tramontana! Efficace! Ma adesso seguiamo la rimessa in gioco del Bordighera con Torre che va da Enrico Serva. Uno sguardo davanti a sé da parte del numero 21 che cerca una soluzione. Porta poi la palla con la suola. Va a premiare Tramontana, ma capisce tutto Conte che gli sradica il pallone dai piedi. Da questi a Maiz il Caimano. Dunque Ferrante ancora per Conti. Il numero di Conti su Tramontana, tunnel! E poi una mano nel taschino. Ammonizione per il Bordighera. La seconda per gli ospiti. Jacopo Andrea Tramontana finisce nell'elenco dei cattivi. Ma adesso seguiamo il Caimano che va da Ferrante. Ancora il Caimano, dunque Conti che cerca e trova Andrea Simone. Sfida Tramontana, lo fa fuori secco Simone, il mancino. E la parata incredibile di Rovere. Ecco ora il cambio, esce Ayman Maizi, entra Fabio Di Mauro. Sì, buona l'iniziativa prima da parte di Simone. Non so se effettivamente abbia parato il portiere oppure la conclusione sia finita sulla traversa. No, c'è stato. Adesso vediamo il sinistro di Fabio. Serva. E poi la palla rimane lì. Attenzione, Bianco. Toglie le castagne dal fuoco. Prima Sifre avrebbe dovuto toccare Rovere. Rivediamo ora dal replay. Eh sì, bella la parata. Infatti poi lo vediamo anche dolorante alla manona destra. E poi il secondo tentativo da parte di Fabio. Questa volta respinto dalla retroguardia avversaria. Si è strozzato un po' il tiro. Fabio l'abbiamo visto calciare molte volte durante quest'anno in questo tipo di occasioni, con la palla che arriva dal corner o comunque lì vicino. Adesso sul punto di battuta pronto il prof Gianluigi Ferrante, che carica il destro, va dentro da Fabrizio Simone, il mancino, il palo, la palla rimane lì, attenzione Conti, è ancora viva, poi Fabio, fallo di Luca Bianco. Adesso attenzione perché ci sarà il tiro libero, vorrebbero il cartellino giallo i giocatori della panchina del Balsa e anche coloro che sono in tribuna qui con noi. Aspetta solo il fischio. Parte ora Roby Conti! E arriva il gol! 24esimo centro in stagione, 23esimo in Serie B. Adesso l'abbraccio di tutta la squadra. Il Balsa è più 2. Realizzazione perfetta da parte di Roby Conti, che ha chiuso il tiro, potente, angolato, forse tocca anche il palo. La palla termina dentro e vale il 3-1. È uno specialista Conti, sappiamo della sua potenza di tiro, in questo caso lo dimostra. Bellissima conclusione. Insomma, sappiamo la potenza del tiro che ha. In questo caso l'ha dimostrata tutta. Ancora poi Ivan Grillo. Di Giorno. Attenzione, capisce tutto. Ora il Balsa con Fabrizio Simone che prova a ripartire. Cerca di giocare la palla dentro a Fabio. Adesso attenzione Fabrizio Simone che va proprio da Fabio. Cerca lo spazio per il sinistro. Fabio gioca al centro. Respinge Torre. Poi Bianco prova a ripartire. Adesso l'ultimo tocco dovrebbe essere di un giocatore del Balsa, secondo il direttore di gara. Dunque rimessa in gioco per gli Orange. Riparte il Bordighera, attenzione capisce tutto Conti, bello il numero di Conti e poi Rabona! Ha cercato davvero il golasso quest'oggi Roby Conti per la sua doppietta personale. Bella la giocata di Roby Conti Superbike, ma adesso seguiamo il mancino da parte di Torre. La palla rimane lì, poi allontana Fabio da questi a Ferrante. 8 secondi al termine di questo primo tempo, Ferrante cerca di lottare, si va a riprendere il pallone ancora Torre che va da Bianco. Bianco contro Fabio, lo sfida in 1 contro 1 il 19 che poi va dentro da Grillo che cerca la palla di ritorno per Bianco. Vorrebbe il fallo tutto il Bordighera, ma il direttore di gara dice che non c'è più tempo. Finisce ora la prima frazione di gioco che si conclude sul punteggio di 3-1 per il Balsa. Sì, bel primo tempo da parte del Balsa che ha gestito anche bene gli ultimi 8 minuti con i 5 falli. E poi alla fine ha trovato il gol con Roby Conti nel tiro libero. Bravo anche Fabio, quello inquadrato, che si è procurato lui comunque l'occasione del tiro libero che va il 3-1. Eccoci al termine dei primi 20 minuti di gioco. Il risultato dice Balsa 3, Bordighera 1. Una bella partita, peccato perché il Balsa avrebbe potuto fare qualcosina in più. Una partita sicuramente molto maschia, molto fisica, in cui la prerogativa sembra quasi un calcio greco-romano più che calcio a 5. Però sicuramente una partita gradevole sotto il punto di vista visivo. Sì, effettivamente ci sono stati tanti falli e fu così anche all'andata. Ci furono, se non sbaglio, 5 tiri liberi, di cui il Balsa ne sbagliò 3. Oggi invece ne è bastato uno per portarsi sul 3-1. Conti lo ha realizzato. E tra l'altro, comunque, posso dire anche la bordo campo che ho visto, che chiaramente è stato chiesto proprio dal capitano a Fabio di tirare questo tiro libero. Fabio ha detto no, vai pure tu. E tirato e chiaramente ha fatto bene, Conti, sappiamo delle qualità del suo tiro e l'ho dimostrato con la rete del 3-1. Sicuramente molto buona la prestazione anche da parte del numero 11 del Balsa, peccato perché in qualche frangente lo avrebbero potuto servire, però come reputi la prestazione di Fabio? Andiamo in chiusura. Sì, a me Fabio è piaciuto, ha fatto un buon primo tempo, penso che comunque stia vedendo come si è integrato nel gioco, anche il secondo gol alla fine arriva da un suo bel passaggio in profondità, non ha fatto l'assist, però comunque non ha ancora inciso sull'esito con un gol, però non si può dire che stia giocando male, come hai detto te, poi si è procurato il tiro libero del momentaneo 3-1. Vediamo quindi se il risultato del secondo tempo cambierà, noi andiamo dentro con il secondo tempo. Eccoci dunque nei secondi 20 minuti di gioco, vedremo quale sarà l'epilogo di questa sfida dopo il vantaggio per 3-1 maturato nel primo tempo. Adesso vediamo Pompeo Serva che gioca all'indietro questo primo pallone,
sempre per il capitano. Adesso si sistema il Bordighera col possesso di Pulvirenti, che cerca la verticale, capisce tutto Pozzi, che va ora da Ferrante. Non ha lo spazio per caricare il destro. Adesso rimessa in gioco per il Bordighera. Dunque Ferrante, l'imbucata per Mordacci, si va a riprendere la palla con prepotenza Torre, poi finisce ancora una volta a terra Mordacci. Anche oggi ha ricevuto sicuramente la buona dose di falli incassati. Si sta giocando una buona partita Mordacci, in questo momento ha anche realizzato il gol del 2-0, però comunque si è preso anche diversi falli, un giocatore che sta crescendo anche lui nelle ultime giornate. Intanto abbiamo visto poco fa inquadrato anche Noè Bulgarelli, classe 2007, pronto a fare il suo esordio in campo dopo aver giocato 4 secondi in quel di Vigor Fucek. Ma attenzione Mordacci che si fa riprendere il pallone, va al destro, il palo! Samuel Mordacci! E adesso rimessa affidata ai piedi di Maccario, che va dal capitano. Si guarda in avanti il numero 4 del Bordighera, che cerca una soluzione. Trova la solita assistenza di Maccario. Da questi a Pulvirenti, che cerca l'imbucata con questa bella trivella per Pompeo Serva. Buca l'intervento Ferrante, attenzione Serva che va da Torre, fa partire il destro! Steve Caccavalli dice presente ancora una volta e può ripartire ora ancora una volta il Balza con Ferrante che cerca l'imbucata per Mordacci, capisce tutto ancora una volta Torre che prova a ripartire sempre con Pompeo Serva che cerca il pallone dentro per Pulvirenti, la palla rimane lì, Maccario, Mordacci devia, sporca e poi Ferrante allontana e ancora Torre, rimessa in gioco ora in favore del Balza. E vediamo ora Maccario che va indietro da Enrico Serva che cerca il pallone profondissimo dove però non c'è nessuno se non le manone di Steve Caccavalli che controlla e fa ripartire ora prontamente i suoi con questo passaggio in verticale per Ferrante, il numero di Ferrante che va dentro da noi, attenzione la palla rimane lì, Rositano, l'invenzione del prof, stava producendo un'occasione sicuramente importante ma sventata ora da Rositano, ma attenzione ancora il prof che prova ad avanzare, gioca dentro per Bulgarelli che si divora la rete del 4-1 vicinissimo al gol. Il poker per il Balza. Eh sì, in questo caso ancora una volta bravissimo Ferrante e penso che in questo caso non abbia pesato molto l'occasione. Sapeva anche lui che sarebbe stato pesantissimo un primo gol in Serie B di Futsal per un classe 2007. Non è riuscito a concretizzare. Vediamo se ne capiteranno altre comunque per il giocatore molto giovane. Vediamo Pozzi che va da Ferrante, da questi a Conti. Che sfida in uno contro uno Serva. Ancora Conti cerca di ritagliarsi lo spazio per il sinistro, non ci riesce, poi ancora Enrico Serva prova a ripartire, molto buono il lavoro del 21 che cerca di tramutare l'azione da difensiva offensiva, poi Di Giorno va dentro da Ivan Grillo, il tapin del 14 sull'assist al bacio del 2006, settimo centro di stagione e adesso il Bordighera torna a meno 1. Intanto esce proprio il prof ed entra Fabio Di Mauro e adesso rimessa in gioco per Vedda che va all'indietro da Enrico Serva, cerca la verticale, sporca il pallone Roby Conti, dunque Fabio Fusca, ancora il numero 11 in possesso, cerca la verticale per il Caimano, aggredito dalla pressione di Vedda, resiste agli attacchi del numero 9 avversario, dunque Fusca, ancora dentro da Fabio, buono il lavoro su Di Giorno, Fabio sguscia via, ancora Fabio, dentro per Roby Conti, Superbike! E arriva il gol del 4-1, inventa Fabio, dopo Fucecchio arriva il secondo assist di fila, e arriva anche la 25esima gioia in questa stagione per Roberto Conti. Sì, bravissimo Fabio nella gestione di questo pallone perché prima di ricevere fa un ottimo contromovimento, poi protegge il pallone da Di Giorno e si crea lo spazio dopo essersi forse anche un po' incartato con il pallone, però lo gestisce poi benissimo anche con la suola, rivediamo qui tutto da replay, molto bravo, ecco qui, poi la palla in verticale per Conti che insacca il gol del 4-1. Bellissimo lavoro tra i due, bellissimo tandem d'attacco, un Fabio che sta sicuramente crescendo e sta comunque dando il suo contributo alla causa Balza in maniera esponenziale. Conti riceve ora dal Caimano che va dentro per Fabio, attacca Tramontana, il numero di Fabio su Tramontana che vede la porta e trova il gol, il quarto centro in stagione, è un golasso quello di Fabio Di Mauro, un gol incredibile, tunnel e apre ed è 5-2. Gol strepitoso da parte di Fabio che è bravissimo perché è una situazione molto difficile, di spalle alla porta, di spalle verso il campo, trova il tunnel, una situazione praticamente impensabile e poi è bravissimo nella realizzazione, ma rivediamo tutto. Prima come protegge il pallone, se ne va sull'esterno, eccolo il tunnel con la suola sinistra, giocata pazzesca questa. E poi da una posizione comunque defilata, conclude benissimo a fil di palo, potente, preciso, 5-2. Eh sì, tocca quasi il palo interno, è davvero un gol incredibile. Quello del numero 11 del Balza e vediamo anche i fan da questa inquadratura in alto che esultano. A più non posso perché quello di Fabio è davvero un gol da cineteca. E vediamo proprio il numero 11 che ora sprinta via il fallo di Pulvirenti. Ma attenzione il direttore di gara che richiama l'11. E qui evidentemente forse ha sanzionato più il fatto che si è lasciato andare in precedenza che ora. Comunque arriva il primo cartellino giallo in Serie B di Futsal per Fabio Di Mauro che dice ma come sono stato toccato all'altezza della caviglia destra. E ora Vedda cerca il pallone dentro per Pompeo Serva, la palla rimane lì, Fabio molto bene anche in fase difensiva, anche da ultimo
Davvero sta facendo faville il numero 11 del Balsa quest'oggi. Ma seguiamo ancora Vedda che va da Pompeo Serva. Fabio lascia scorrere. Non ci arriva il numero 10 del Bordighera. Rimesso in gioco in favore del Balsa. Sì, bella partita da parte di Fabio, che comunque adesso esce e può essere soddisfatto. Vediamo anche i sorrisi in panchina per il gol che ha fatto, il 5 con Di Bitonto. E c'è da dire che comunque i gol che ha fatto Fabio quest'anno sono stati un po' tutti belli, anche magari con bellezze differenti. Abbiamo visto segnare di destro, di sinistro. Giocatore chiaramente in crescita. Manca di testa, ma adesso seguiamo il destro di Pompeo Serva. Alto, sopra la traversa. Prova ora Tramontana che va da Luca Bianco. Fabrizio Simone forse con un braccio, e così anche secondo il direttore di gara. Dunque calcio di punizione per il Bordighera. Tutto pronto per questo calcio di punizione con Pompeo Serva che revoca la distanza. Poi va da Bianco che torna dal 10, capisce tutto Dennis Fusca che prova a sprintare, la palla si perde lunga. Poi buona la lettura di Positano che va da Enrico Serva che fa fuori Mordacci, ma capisce tutto Fusca, duro sul 21 del Bordighera. Poi Samuel Mordacci! Gli si spalanca la porta e gli si presenta anche il settimo centro in Serie B di Futsal per Samuel Mordacci, che ci ha preso gusto, anche lui in fiducia, e anche lui trova un gol importante che probabilmente chiude la partita. Sì, bravissimo Mordacci in questa circostanza, che comunque riesce a trovare il gol importante, perché sì, comunque nel 6-2 chiude il match, come dicevi te. Ma poi è bravo perché è cinico, come anche in occasione del primo gol. È sempre molto bravo, molto freddo davanti al portiere, e anche in questo caso riesce a batterlo con i gol del 6-2. Adesso diventa durissima per il Bordighera, una montagna da scalare. Adesso seguiamo ancora Pulvirenti, che va da Enrico Serva. Duro, deciso, Ivan Pozzi, che viene ora espulso. Attenzione, cartellino rosso per Ivan Pozzi. Tra l'altro rosso diretto, e adesso davvero i protagonisti di questo incontro diventano i direttori di gara, con scelte sicuramente dure, ma vediamo anche ora dal replay quello che è successo. Beh, sicuramente duro l'intervento di Ivan Pozzi, che prende sia la palla che la gamba, però cartellino rosso davvero importante. Si è un po' stupiti anche in panchina di questa decisione, forse entra anche un po' con il piede alto, però secondo me non era un intervento così duro da espulsione. Ivan Grillo che va da Maccario, da questi a rovere, ancora Maccario, sempre in possesso il numero 3, che va a servire ora a destra Luca Bianco, da questi a rovere, uno sguardo al centro, poi la solata all'indietro per Luca Bianco, si sovrappone rovere, Maccario decide di andare sempre da Luca Bianco, che guarda davanti a sé, il portiere in movimento, attenzione, rischia tantissimo, Ferrante sciupa malamente. Vediamo ora ancora una volta la ripartenza di Tramontana, che va da Maccario, il destro del numero 3, palla a lato, tutto sotto controllo per il numero 13 del Balsa. Adesso intanto vediamo il cambio, entra Dennis Fusca ed esce Samuel Mordacci, atteggiamento più difensivo ora quando mancano ormai 30 secondi di gioco al termine dell'inferiorità numerica. Vediamo il buon lavoro da parte di Gianluigi Ferrante, il prof, che poi perde la sfera, o meglio, la riconquista il Bordighera, sempre con Maccario che fa esplodere il destro, ancora si fa trovare pronto, stick a cavale, poi un fallo forse su Enrico Serva che finisce giù, ma l'arbitro fa proseguire. Vediamo Ivan Grillo per Torre che mette fuori, seguiamo ora Ferrante, errore di misura, Conte avrebbe voluto chiamare in causa anche il portiere, glielo dice al 24, ma adesso palla in movimento, tanta tanta confusione, è entrato ora Fabio, è finita l'inferiorità numerica non capitalizzata al meglio da parte degli ospiti. Adesso vediamo Rositano, lancio lungo, capisce tutto Ferrante una volta, poi due volte, attenzione Ferrante, qui vicinissimo alla rete del KO il prof, può riprendere il gioco col possesso del Bordighera, e ancora una volta Enrico Serva, capisce tutto Fabio, oh, ottimo ancora il lavoro del numero 11 che ora con eleganza sta disegnando futsal e va dentro poi da Conti, si va a riprendere la sfera però ancora una volta il capitano del Bordighera. Rivediamo intanto la bella giocata da parte di Fabio, oggi davvero in gran spolvero, un crescendo di prestazioni da parte del numero 11, importante. Adesso vediamo il destro, attenzione dalla parte opposta, subito lo squillo di Ivan Grillo. Questa palla lunga, lunghissima, nella terra di nessuno, capisce tutto Andrea Simone che scorta il pallone in direzione Stica Cavale, che va lunghissimo dal prof. Il prof l'ha girata, la volée, ancora una volta una giocata che abbiamo visto anche a Fucecchio. Buono l'asse Stica Cavale, Gianluigi Ferrante. Ed ora angolo affidato ad Enrico Serra, che va a pescare all'indietro Ivan Grillo, che colpisce sulla schiena a Torre. Fabio può ripartire e lo fa bene. E 2 contro 0, la solata di Fabio per Andrea Simone! E arriva il gol del 7-2! Arriva ora il gol del KO! Secondo centro in Serie B di Futsal anche per il fratello di Fabrizio, Andrea Simone, che dopo Atlante Grosseto colpisce ancora. Ma che ripartenza di Fabio Di Mauro! Può ripartire ora Steve, che va a innescare Fabio. L'intervento, il fallaccio ai danni di Fabio, non secondo il direttore di gara, ma adesso seguiamo Vedda, Noah Bulgarelli interviene, e attenzione, cartellino rosso anche per Noah Bulgarelli, e qui davvero diventa quasi incommentabile. Si pensa comunque l'arbitro in questo caso abbia tenuto conto anche del primo cartellino giallo di Noah,
abbia estratto il cartellino rosso soltanto per, per fare prima in teoria. No, non puoi, perché così sono due giornate. Quindi neanche somma di ammonizioni, bensì rosso diretto. Sì, comunque il fallo non era particolarmente cattivo, secondo me ha beccato un po' tutto, forse ha toccato sia un po' il pallone che la gamba, però anche in questo caso... È difficile anche dare giallo diretto, diciamo, siamo sempre abbastanza sportivi e onesti, però in questo caso è davvero... È polemica, si infiammano le due panchine, si infiamma l'ambiente per una partita che apparentemente non può valere niente. E adesso guardiamo Torre che va da serva, da questi a rovere, ancora serva, che va a servire ancora a rovere. Cerca lo spazio per il destro, stick a cavale, che poi cerca di calciare subito in porta. Attenzione, la porta è libera, Steve! La palla si perde sul fondo, vicinissimo però qui. La ripartenza sempre del prof che cerca l'imbucata per Andrea Simone. Attenzione, capisce tutto Tramontana che va da Pompeo Serva. Serva, dribbleggia in mezzo al traffico, va dentro ora da Torre, che va al destro! La parata con la spalla destra da parte di Andrea Simone. Rivediamo quello che è successo qui dal replay. Sì, rivediamo soprattutto su come l'ha presa Simone. So, sarebbe da ridere anche meglio in questo caso. Palla comunque finisce sul palo. E questa è sicuramente la grande occasione per il Bordighera. Adesso seguiamo Rovere che va da Tramontana, da questi a Pompeo Serva, che va dentro da Enrico Serva. La palla rimane lì, attenzione ancora Tramontana. E poi arriva il gol di Torre, che fa 7-3. O nono centro in Serie B di futsal per Simone Torre. Sticca cavale, tutto sotto controllo. Quando mancano ormai 5 secondi di gioco al termine di questa sfida, vediamo il Caimano che cerca di gestire, si trascina la palla fuori. Seguiamo ora Torre che va all'indietro da Rovere, ma l'arbitro fischia, è game over al palazzetto dello sport di Baricella. Si conclude così la 25esima giornata del campionato di Serie B, Balza 7, Bordighera 3. Eccoci dunque nel post partita di Balza Bordighera. Il punteggio finale dice 7-3 per i padroni di casa. Una partita bellissima, un Fabio ancora in grande spolvero dopo Cecchio, è riuscito a colpire con un altro gol, un golasso, e poi è riuscito a fornire anche due assist oltre al tiro libero procurato e poi trasformato da Roby Conti. Insomma, grande Balza, grande Fabio. Sì, abbiamo visto sicuramente una bella partita. Anche il Bordighera non penso abbia fatto una brutta partita, ha giocato comunque discretamente bene. Poi il Balza comunque si è dimostrato un avversario di valore in questo caso e ha vinto la partita meritatamente. Abbiamo visto sì chiaramente un Fabio in grandissima forma, due assist, tra l'altro due assist anche molto belli per concretizzare quello che è l'ottavo posto in classifica. Allora io, Fre, non aggiungerei null'altro perché oggi gli ospiti da andare a sentire sono veramente tanti, oltre a un super Fabio, quindi andiamo da loro. Andiamo. Eccoci quindi con Fabio, appena conclusa la partita. Oggi è stato uno dei protagonisti della partita con due assist e un gol. Parlaci un po' di come l'hai vista te nel campo. Sì, la partita è andata bene, dovevamo vincere, l'abbiamo fatto, sono felice di questo. Riguardo a prestazione personale, penso di aver sbagliato un po' troppo, magari avevo troppa frenesia. Però a livello generale, cioè, sono molto contento dei due assist e del gol, soprattutto di aver vinto. Sì, raccontaci anche un po' il tuo gol, quanto è stato bello anche dalla tua prospettiva, perché onestamente è stato il gol più bello che avevo visto quest'anno in Serie B. Te cosa ne pensi? Grazie, sono molto felice del gol perché pensavo di averla persa la palla. Era praticamente un'ultima spiaggia a fare quel tocco indietro per far tunnel. E sono felice che sia riuscito perché altrimenti avrei perso palla. E quindi sono ancora più felice di aver fatto gol così. Sei anche felice della tua prima ammonizione in Serie B di futsal? Parlaci anche un po' anche di quella, no? Ma meglio non parlare dell'ammonizione perché direi cose brutte. Quindi no. Meglio di no. Cioè, diciamo che parlavano molto spesso, ogni volta che cadevo mi dicevano rialzati, non ti ho fatto niente, non cadere, non dire niente, così. Diciamo che stuzzicavano molto, però il loro modo di giocare ovviamente. Tornando indietro nel tempo con l'occasione del tiro libero, abbiamo visto che la sei procurata anche lì molto bene e poi Continuta da te ti ha chiesto se volessi tirarlo tu. Sì, diciamo che eravamo sul 2-1, mi sono fidato più di Roby Conti che in quel momento vedo che li tira molto bene, quindi ho preferito lasciare a lui, mi sentivo che segnava. Quindi adesso possiamo proseguire con le interviste, ci sono un po' di ragazzi oggi da sentire perché c'è praticamente tutto il Balza, andiamo a sentirli. Eccoci quindi nel post partita, siamo con un po' di ragazzi, con tutti i ragazzi del Balza praticamente, però abbiamo deciso soltanto di portarvi più intelligente secondo loro e quindi Emanuele Fogli per noi. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Allora Manu. Te oggi non hai giocato, però comunque dalla tribuna com'è che hai visto questa partita? Diciamo è stata una partita un po' scomoda. Gli arbitri non ci hanno proprio aiutato, diciamo così. Un bel primo tempo, il secondo è dato un po' troppo. Fra rossi, gialli, eccetera, però è stata una bella partita. Fabio ha fatto un gran gol, tra l'altro. Sì. Ricordiamo, tunnel, gol in angolino. Ma quanto lo vogliamo bene questo ragazzo? Prima ha fatto l'assist rubandosi la palla di mano da Trante Grosseto e passandola a Fabio. E poi ricorda anche gol, cioè... da ammirare. Detto questo, io andrei a sentire anche il portiere più forte della Serie B di futsal che oggi finalmente, ragazzi, ha trovato minutaggio. Ce l'avete chiesto nei commenti. Ma quando gioca? No! Tocca portare le pizze. Innanzitutto complimenti perché grazie. Al di là di tutto hai fatto delle parate bellissime secondo il mio punto di vista e oggi è anche concesso l'opportunità ai tuoi fan di vederti sul web attraverso delle parate spettacolari. La partita devo dire che all'inizio è stata un po' più difficile di quanto ci aspettassimo perché comunque è diventata dura, maschia, rude e abbiamo un po' subito. Poi grazie ai nostri ragazzi e all'impegno che ci mettiamo, al loro talento e tutto quanto, abbiamo dimostrato di essere superiori sul piano del gioco. Siamo riusciti a reggere in fase difensiva anche due inferiorità numeriche, 5 contro 3, che è molto buono. Piano collettivo
collettivo. La partita comunque è stata molto positiva. Io adesso andrei a sentire anche il prof, uno dei giocatori più importanti nell'ultima partita, e anche oggi ha dato il suo contributo. Io ricorderei che all'andata hai dato comunque un grande segno pacifico. Rubasti il gol a Roby Conti e poi dopo facesti un gesto di un'altezza intellettuale importante. Un bel gesto. Siamo diventati famosi per quello, siamo diventati famosi all'andata. No, all'andata è una delle mie peggior partite, credo. Caimano dice anche questa. Ci sa, si fa quel che si può, come ha ricordato il buon Emanuele Fogli. Siamo arrivati al termine di questa fantastica stagione, abbiamo avuto degli alti e dei bassi, qualche partita in più forse avremmo potuto vincerla, qualche rammarico su qualche punto lasciato per strada. Però questo è quello che ne è uscito fuori da questa stagione. Siamo primi tra le neopromosse. Quindi... i playoff erano meglio, però vabbè, è andata così. Ci rifacciamo magari l'anno prossimo. E adesso andrei a sentire colui che si nasconde, ovvero Denis Fusca, colui che ha propiziato l'assist. Doppio assist oggi. Complimenti, perché oggi hai fatto due assist. Denis Fusca che sta crescendo anche in seguito alle ultime prestazioni, dove ha avuto qualche acciacco fisico. Ma come hai visto la partita in generale? Io della partita non penso nulla, perché è stata vergognosa. È stata una partita brutta per gli episodi e sono contento dei due assist e del gol di Fabio. Adesso io andrei a sentire Capitan Gamberini, che si riandrà a prendere la fascia il prossimo anno. Ciao a tutti, grazie. Sto tornando. Sei arrivato, sembravi Trump, tipo. Sei entrato con... Sì, ormai mi sono abituato a questo ruolo qua, dirigenziale. Però dai, l'anno prossimo ritornerai comunque in pianta stabile in squadra, ti riprenderai la fascia, come avevi detto, contro l'Olimpia Regium, che ora è affidato temporaneamente a Conti. Non per mia scelta, però sì. È più importante tornare, diciamo, che il discorso fascia. Speravo magari di fare qualcosina negli ultimi allenamenti, ma siamo un po' indietro, poi meglio non rischiare visto che nessuno ci corre dietro. Ti potremmo vedere nella prossima partita anche per qualche spicciolo di partita, vista comunque le tante visto tutte le espulsioni, magari due minuti posso anche farli, però no dai, vediamo, non penso, massimo mi vedete in panchina così a sostenere i ragazzi invece che dalla tribuna, dalla panchina. Adesso andiamo a sentire il Caimano, uno dei giocatori più forti del Barça. Ha messo un video su TikTok dove si è paragonato a Ronaldinho, ragazzi, se non l'avete visto andatelo a vedere. Se non l'avete visto eliminate TikTok. Ha giocato a Ronaldinho, credo che abbia fatto meglio di Ronaldinho. Quando è che hai fatto una giocata nel match di andata contro il Bordighera? Comunque oggi l'avversario non era del nostro livello, però nei 3 contro 3 ho fatto meglio di oggi. Però sai, con la pubalgia è più difficile giocare. Comunque oggi secondo me siamo andati abbastanza bene, visto anche un po' di situazione un po' così, però siamo felici dalla squadra, dai. Gigi Caccavale e Alessandro Poggio, io li chiamerei in tandem. Due personaggi che ci hanno accompagnato nell'arco di questa stagione. Sicuramente bella prestazione quest'oggi, una bella squadra in generale, dove ci siamo divertiti. Infatti vi porgiamo il nostro grazie per la stagione che ci avete dato l'opportunità di fare assieme a voi. Com'è stata per voi la partita e com'è stata per voi questa stagione? Partiamo con Gigi. Allora, intanto vi ringraziamo noi a voi perché ci avete dato una grossa opportunità, una visibilità enorme, quindi come squadra per noi fa tanto. Per quanto riguarda la partita, io l'ho vista proprio bene, i ragazzi si sono veramente impegnati tantissimo, hanno dato il massimo, hanno lottato su ogni palla e poi dopo ho visto Fabio in gran spolvero, tanta roba. Andiamo a sentire anche quello che è il parere di Alessandro Poggi invece. Dici un po' la tua in veste di direttore sportivo, come hai visto questa stagione? Devo dire che sono molto contento, 30 punti li abbiamo fatti, poi ci manca ancora una partita, quindi come squadra promossa sono molto soddisfatto. Tra l'altro si è ipotecato l'ottavo posto quest'oggi, esatto, diciamolo, che comunque è un traguardo importante per il Balsa. Era il nostro obiettivo, l'abbiamo raggiunto oggi, siamo molto contenti di questo. Prossimo anno hai già in mente qualche colpo da fare per la squadra? Ci stiamo lavorando. Volevo solo menzionare il nostro Under 17, ieri sera ha vinto il campionato regionale contro l'Olimpia Reggio e quindi volevo fare i complimenti ai ragazzi dell'Under 17 e a tutto lo staff per l'ottimo risultato ottenuto. Ci uniamo ai complimenti di Ale Poggi, facciamo anche noi i nostri complimenti per l'Under 17 che ha ottenuto un traguardo storico nel Balsa. E allora noi adesso possiamo andare in chiusura e chiamiamo dentro anche altri ragazzi che sono stati protagonisti nella partita di oggi. Venite pure tutti quanti, fatevi vedere davanti alla nostra telecamera. Fabio si mimetizza fra i nostri fan, però c'è da dire che voi comunque avete influito moltissimo anche nel suo gol, probabilmente. Fabio ci ha detto anche che ha sentito un consiglio da parte di Manu. Che cosa che ha detto Manu, Fabio? Mi aspetto un tuo gol e appena l'ho detto l'ha fatto. E niente, noi adesso possiamo tranquillamente andare in chiusura. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina. Mi raccomando, mettete tantissimi mi piace e siamo quasi a 100.000 iscritti. Sapete cosa fare? Iscrivetevi al canale, raggiungiamo questo traguardo incredibile. Iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti. Quindi ragazzi, dobbiamo iscriverci! Bravo. Bravo.